lavorato e lavoro con Stefano Rulli molto spesso, abbiamo fatto molte cose insieme, ma il nostro metodo di lavoro è un metodo che non prevede di scrivere insieme, cioè non abbiamo mai scritto neanche una pagina stando nella stessa stanza. Tra l'altro lui per molti anni non abitava a Roma, adesso abita a Roma, ma lui viveva a Perugia, per cui noi facciamo così, insomma, una volta che abbiamo una scaletta o un trattamento condiviso, e questo avviene dopo aver molto parlato tra noi, esserci incontrati varie volte, noi ci dividiamo la sceneggiatura, dividiamo ad esempio la prima metà della sceneggiatura, la dividiamo, io scrivo, non so, i primi 20 minuti, lui scrive i secondi 20 minuti. Quando abbiamo finito di scrivere questa parte, scambiamo queste pagine e io lavoro sul suo testo e lui lavora sul mio, cioè lui corregge. Questa è una fase piuttosto litigiosa, diciamo, perché naturalmente quando qualcuno mette le mani su quello che hai scritto non è proprio... Però insomma c'è questo patto di... Questo scambio non si limita a questo, diciamo, di nuovo ognuno riceve di nuovo il materiale corretto dall'altro e si fa una specie di ping pong, cioè scambiamo più di una volta. Sembra molto lungo, in realtà non è molto lungo, è una cosa che si può fare anche abbastanza brevemente, finché le pagine non cominciano ad assestarsi con uno stile che diventa uno stile comune. Diciamo, io ero passato dal documentario, avevo scritto un primo film, avevo scritto un film con Nanni Moretti che si chiama Bianca, è stato il primo film che ho scritto, e subito dopo, l'anno seguente, avevo scritto sempre con Nanni Moretti La messa è finita. Sono gli unici due film che ho scritto con Nanni Moretti. Questo aveva fatto di me, diciamo, un giovane sceneggiatore piuttosto apprezzato, diciamo, per questi due film, e quindi sono stato chiamato dalla Rai. Mi hanno chiesto se ero interessato a fare a continuare il lavoro che aveva iniziato Ennio De Concini con La piovra numero 1, La piovra numero 2. Ennio De Concini era uno sceneggiatore anziano in quel momento, molto prestigioso, uno sceneggiatore molto importante, che aveva inventato, diciamo, La piovra, e aveva avuto un buon successo con le prime due. Siamo stati chiamati io e Stefano Rulli, abbiamo fatto un tentativo, noi abbiamo subito pensato che, cioè, conoscevamo molto bene il lavoro perché era stato un grandissimo successo, tutti in Italia avevano visto quella cosa. Aveva una struttura molto classica, diciamo, la piovra numero 1, la piovra numero 2, non so se voi l'avete trasmessa, c'è un cambiamento abbastanza forte nella 3 e anche nella 4, perché noi, diciamo, siamo passati da una sceneggiatura che era fatta di 60 scene a 120, cioè noi scrivevamo il doppio delle scene nello stesso tempo, quindi era come la necessità di scrivere delle scene più brevi, più veloci, cioè cercavamo un ritmo, diciamo, più... Volevamo fare una cosa un po' più cinematografica, diciamo. La piovra è stato il momento di passaggio in cui l'invenzione di De Concini, anche di Damiano Damiani, che era il regista, era stata di fare una cosa più cinematografica e di allontanarsi dal vecchio sceneggiato televisivo. Non so come in America come posso definire questa cosa, cioè il vecchio sceneggiato aveva un andamento molto lento, con lunghi dialoghi, molto statico, molto fermo, girato in studio. Invece questo era qualcosa che aveva a che fare col cinema, però era come se non si fosse compiuto del tutto questo passaggio. Quindi, diciamo, noi, la nostra funzione è stata quella di portare dell'energia, diciamo così. I giornalisti scrivevano: abbiamo una piovra col turbo. Io avevo fatto una sola esperienza di aiuto regia nella mia vita, torno un passo indietro, quando ero andato da Marco Bellocchi a chiedergli di vedere un set, lui mi aveva portato invece a fare un documentario, però l'anno dopo avevo insistito, lui faceva un film, questo film si chiama Marcia Trionfale ed era un film il cui protagonista era Michele Placido, quindi io sono andato lì, ho fatto l'aiuto regista per 3 mesi, cioè ho visto, diciamo, come funziona un film, l'ho seguito anche in moviola. Il protagonista era Michele Placido di questo film, quindi ho stretto amicizia con Michele, ero anche amico di Michele, era l'unico attore, diciamo, che conoscevo abbastanza bene,
e conoscevo anche un pochino i suoi difetti, le sue piccole manie, anche le cose dove era bravo. Quindi quando è arrivata questa proposta della Piovra, mi sembrava anche un po' un segno del destino, nel senso che poi io dovevo lavorare su un attore che era l'unico che conoscessi, con cui avessi una familiarità. E quindi mi sono trovato, insomma, non c'è stato nessun problema. Credo che un pochino sia cambiato anche il personaggio quando noi abbiamo cominciato a scriverlo. Inevitabilmente l'abbiamo un po' spostato. E poi, diciamo, l'invenzione per noi maggiore è stata quella di Remo Girone, insomma, dell'invenzione, diciamo, di Tano Cariddi. Perché noi, devo dire che insomma, segretamente, anche senza comparire nei titoli, eravamo stati chiamati già sulla Piovra 2 e avevamo dato un po' di idee, però eravamo veramente dei ragazzi allora, quindi non abbiamo scritto il copione, però insomma avevamo partecipato un pochino alla 2. Quindi noi sentiamo il personaggio di Tano Cariddi come un personaggio completamente nostro. Tano, ma perché lei passa tutta la sua vita accanto a un vecchio? Per imparare. When you were writing La Piovra 3, were you also at the same time setting the scene for La Piovra 4, particularly with the character of Tano? Sì, quando noi abbiamo fatto il contratto per scrivere La Piovra 3 avevamo già un'opzione per scrivere La Piovra 4. Questo è stato un disastro economico colossale per noi, naturalmente, perché eravamo alla nostra prima cosa, abbiamo accettato un contratto bassissimo. E anche l'idea che fossimo opzionati per fare anche un'ulteriore serie, quasi non abbiamo guardato che cifra c'era, abbiamo detto, ma sì, insomma, è una cosa. Però non calcolavamo che la 3 è stato già un grande successo, e quindi, e vabbè, quelle cose che succedono, è anche giusto che vada così. Per cui noi sì, sapevamo che questo personaggio, quando ci è venuto in mente, abbiamo pensato che poteva avere molto sviluppo nella serie successiva. Le farò avere al più presto la risposta dei miei amici siciliani. La cifra comunque mi pare accettabile. Accettabile, certamente. La saluto. Va bene ad andare, non penso che questa casa possa sopportare la sua sporcizia morale e la mia. Mi aspetto che i muri crollino da un momento all'altro. Of course, at the end of La Piovra 4, Michele Placido left the series. Catani was gone. When was that decision made, for Michele to go? Noi abbiamo cominciato a scrivere La Piovra 4, abbiamo fatto un'ipotesi che il protagonista, che è il commissario Cattani, morisse alla fine della Piovra 4. Su questa cosa c'è stata abbastanza resistenza da parte della Rai, perché era una specie di gallina dalle uova d'oro, un po' un personaggio molto amato. Si sono chiesti, devo dire, con molta intelligenza, non hanno detto sì, forse sì. Sentiamo così, l'attore, devo dire, è stato molto favorevole a questa cosa. Cioè, Michele sentiva che rischiava di essere bloccato dentro questo successo. La storia successiva gli ha dato ragione perché ha fatto molti bei film per il cinema e poi è diventato addirittura un regista piuttosto importante nel nostro cinema attuale, per cui la sua voglia di non essere bloccato lì era allora ragionevole e giusta, però insomma, la Rai faceva un po' di resistenza su questa cosa, per cui avere l'alleanza diciamo, di Michele Placido è stato molto importante. E noi sentivamo che il personaggio era esaurito, cioè tutto quello che gli poteva capitare gli era capitato, e sentivamo che le cose andavano per le lunghe. Espinosa! Addio, commissario. Voglio chiarire una cosa. Negli anni Ottanta La Piovra ha costituito il primo esempio di una fortissima serializzazione, ed è stato anche un po' casuale, nel senso che all'inizio era una storia che doveva durare 6 puntate e basta, e doveva finire lì. Il grande successo li ha spinti a fare la seconda, il grande successo della seconda a fare una terza. È nata lì una specie di serialità italiana, ma improvvisata, cioè non c'era l'idea di fare 50 puntate, come adesso invece certe volte accade, cioè viene messa in cantiere una serie lunga che si sa che sarà lunga, si parte da 13. Lì invece volta per volta si decideva di andare avanti, quindi, e noi ci sentivamo come degli scrittori di cinema prestati alla televisione. Quindi ci sembrava, beh, facciamo questa cosa, poi ce ne torniamo. Noi avevamo quell'opzione lì, ma non sapevamo neanche se l'avrebbero mai fatta la Piovra 4. Quindi è stato tutto un po'
avventuroso e casuale. Dopo la morte di Cattani, tant'è vero, si è pensato che ci si sarebbe assolutamente fermati. Noi abbiamo detto facciamo morire il protagonista e noi poi andiamo a fare dei film, insomma. Sì, diciamo, nelle settimane della messa in onda ha cominciato a spargersi la voce, i giornali hanno cominciato a scrivere che forse il commissario Cattani sarebbe morto, e è cresciuta come un'onda forte di attenzione su questa cosa. La Piovra 4 secondo me è la migliore delle piovre, anche di quelle che abbiamo scritto noi, è quella dove noi abbiamo avuto forse il massimo di creatività, di idee, e anche di divertimento, dove abbiamo intrecciato bene la mafia, la politica, la criminalità, la detective story e anche il melò. Cioè, sento che lì è un frullato che è venuto particolarmente bene. Però, diciamo, per dirti com'era l'attesa, l'ultima puntata andava in onda di domenica sera. Nel pomeriggio io ho ricevuto una telefonata da una signora che mi ha detto: guardi che se il commissario Cattani stasera muore io mi uccido. E io sono stato mezz'ora al telefono dicendo: guardi signora, Michele Placido è un uomo, insomma, divertente, in questo momento sta al mare, cioè non muore lui, muore un personaggio che... Però c'era veramente un'attesa fortissima su questa cosa. E la sera, la sera della morte del commissario Cattani, la Fiction Rai ha toccato la sua punta massima di sempre, nel senso che ha fatto più di 17 milioni, che significa che, insomma, tutta l'Italia stava vedendo questo programma. Era una cosa come da finale dei mondiali di calcio. Tant'è vero che la Rai il giorno dopo fece un cartello in cui ringraziava gli autori, i registi, cioè comparve una cosa in cui si ringraziava. Sembra una cosa un po' strana, ecco. Alla fine della Piovra 4 noi pensavamo che ci saremmo fermati lì, cioè che non saremmo andati avanti. Abbiamo scritto pensando che era la conclusione di una storia televisiva, anche di una esperienza nostra professionale, molto bella. E, diciamo, a quel punto è cominciata una forte pressione da parte della Rai per chiederci di inventare una storia nuova. Noi abbiamo detto che non eravamo in grado di inventarla perché non sapevamo chi potesse sostituire Michele, perché Michele era diventata veramente una grande star in quel momento, un po' una cosa molto particolare, e pensavamo che addirittura il pubblico sarebbe stato dispiaciuto se avessimo inventato un commissario al posto suo, magari che si chiamava Cattani ma con un altro. Noi abbiamo subito escluso che si potesse rifare un po' la stessa storia. Lì c'è stata una certa abilità da parte della Rai, perché loro hanno contattato a Parigi un attore fantastico nostro che si chiama Vittorio Mezzogiorno, che era un attore completamente fuori dal mondo della televisione. Aveva fatto dei film con Francesco Rosi, era un attore molto stimato, ma lavorava a teatro con Peter Brook e faceva il Mahabharata di Peter Brook. Loro hanno detto: ma lui l'abbiamo contattato, si è incuriosito. Ho detto: ma che strano, un attore di Peter Brook che fa una cosa così, quindi un attore di una cosa molto sofisticata in teatro, che fa una cosa così, che è interessato, non aveva detto sì. Vittorio Mezzogiorno non aveva detto sì, aveva detto: ma voglio parlare con gli scrittori, voglio incontrare gli scrittori, che storia è? Quindi noi abbiamo detto: ma noi non abbiamo nessuna storia da dire a lui. Hanno lo stesso organizzato un incontro, e una domenica pomeriggio lui è venuto da Parigi, è arrivato un uomo, non so se voi sapete com'è il teatro di Peter Brook, è un teatro che prevede un allenamento psicofisico, è come un'esperienza mistica, insomma, lavorare con Peter Brook. Quindi è arrivato una persona che aveva i capelli lunghi fin qui, tenuti da una treccia qui, e aveva dei muscoli spaventosi, cioè aveva una magliettina, un uomo diciamo di 35 anni, un atleta con una faccia scolpita, sembrava un pelle rossa, e lui ci ha detto che non sapeva neanche lui come sarebbe stato possibile continuare questa storia. Noi però siamo rimasti talmente colpiti che abbiamo detto: beh, dacci un mese, noi ci pensiamo, perché veramente ci ha colpito quest'uomo. E poi avevamo molta stima di lui per le cose che aveva fatto,
E abbiamo allora lì ci è venuta l'idea di pensare un personaggio completamente fuori, cioè un po' come era lui. Lui era uno che avrebbe potuto fare l'attore in Italia, lo faceva lontano. Abbiamo pensato, ma facciamo un ex poliziotto che sta a New York, anzi che sta nel New Jersey, sperduto in con una pompa di benzina su una stradaccia americana, eccetera, che c'ha una storia pregressa. Nessuno sa che è un ex poliziotto, c'ha una ragazza nera con cui vive, c'ha un cane. E questa cosa ci ha cominciato a far venire l'idea che qualcuno della polizia italiana potesse andare lì per chiedergli: torna in Italia, ti infiltriamo in una famiglia mafiosa. E tu adesso vorresti che io andassi con quella lettera scritta da Barrette in Sicilia? Sì, vorrei proprio questo. Voglio che infiltri la famiglia Linori. Ma guarda, è stato un momento molto felice della televisione italiana, nel senso che avevamo da poco, erano pochi anni che c'era naturalmente anche la concorrenza delle TV private in Italia, però la RAI in quel momento aveva veramente molta disponibilità economica, molti soldi. Noi abbiamo detto che eravamo un po', noi non potevamo fare una storia solo siciliana, ci sembrava di aver fatto molto su quel terreno lì. Quindi sentivamo che potevamo andare su storie che riguardavano, cioè avevamo già toccato i servizi, i segreti, il mondo, non so se gli americani sanno molto di questo, ma insomma la massoneria deviata che c'era qui in Italia, che aveva un nome, la P2, perché La Piovra è fatta in questo modo, diciamo, è un romanzo inventato che però c'ha come delle antenne che fa riferimento a delle cose reali, cioè non copiava la realtà, ma insomma si ispirava a quello che succedeva in Italia. E quindi abbiamo detto con una certa forza alla RAI che avevamo bisogno di questa dimensione più internazionale, tant'è vero che il traffico forte che abbiamo pensato di mettere in piedi era un traffico di scorie radioattive, quindi un treno che porta i rifiuti del primo mondo, cioè dell'Occidente, in Africa. Per fare questo passa attraverso l'Italia. Questa era l'idea, diciamo, l'elemento drammaturgico che i poliziotti devono cercare di capire. Nella Piovra 6 siamo andati addirittura a finire nei campi di concentramento, quindi come andando a cercare una storia più antica. E poi dopo avevamo esaurito veramente tutto, cioè non sapevamo, abbiamo detto, guarda, hanno insistito dopo la 6 in maniera, guarda, non sai come, proprio abbiamo detto, guarda, non siamo in grado di scrivere più niente. No, perché la cosa divertente era che rilanciavamo sempre, però dopo essere arrivati anche fuori d'Italia, insomma, abbiamo pensato che basta, insomma, o ci facevano fare un film in America o niente. Beh, sono molto legato alla Meglio Gioventù, che è un film in quattro parti che abbiamo fatto per la televisione e che poi invece ha avuto un destino anche cinematografico, perché è stato visto in una versione cinema in molte parti del mondo, è stato venduto ed è stato amato, insomma, nei posti più distanti. Ogni tanto arrivano delle mail, non so, dal Giappone, insomma, queste cose. Il cinema italiano ha una certa difficoltà a circolare all'estero, per cui e il fatto che New York Times l'abbia messo tra i migliori 10 film degli ultimi 10 anni, insomma, ci ha reso molto felici, non solo il New York Times, insomma vari giornali, insomma, ci rende molto felici. È un film particolare perché Stefano Rulli e io l'abbiamo scritto raccontando delle storie nostre, dei nostri amici, delle persone che conosciamo, quindi una storia molto locale. Io sono convinto che quando raccontiamo una cosa molto italiana siamo anche molto internazionali, e sono convinto che quando cerchiamo di imitare, non so, gli americani, invece siamo molto banali. E questa storia è nata come una scrittura nostra che la RAI ci ha concesso come una specie di dono, perché avevamo fatto molti successi facendo varie cose, e a un certo punto gli abbiamo detto: abbiamo una storia nostra da scrivere. E successivamente, quando avevamo finito di scrivere, abbiamo trovato un regista di grande qualità che ha voluto fare il film, che è Marco Tullio Giordana. Per cui la sentiamo come una storia particolarmente nostra, la sento come una storia molto personale, quindi sono molto legato a questa cosa. Allora, c'è un film che ho scritto l'anno scorso, che abbiamo appena finito. Siamo in attesa di sapere, insomma, dovrebbe uscire tra poco. Si chiama La nostra vita. È un film al quale, insomma, è un buon film di Daniele Lucchetti.
Siamo molto soddisfatti di come il film è venuto, però io da circa un anno, insomma da molto tempo sto lavorando a una cosa, anche questa molto italiana, nel senso che stiamo cercando di raccontare, sempre con Marco Tullio Giordana, che è il regista della Meglio Gioventù, la strage di Piazza Fontana, che è il momento, forse la cosa più atroce che è accaduta in Italia, nel senso in un'Italia che dopo il 68 stava molto cambiando, nel 1969 fu messa una bomba in una banca a Milano e morirono 17 persone. Non si sono mai trovati i responsabili di questa strage, però quella strage è stata la prima di alcune atrocità che poi si sono susseguite negli anni successivi. E è stato come lì c'è stato un cambiamento politico, l'Italia è diventata un paese più paura, in qualche modo quella cosa ha generato una forte risposta dall'altra parte perché è stata una strage fascista e quindi poi abbiamo avuto un terrorismo rosso. Insomma, stiamo indagando, stiamo cercando di fare un film su una pagina molto oscura della nostra vita recente.